I trucchi per la scuola sono preziosi come l'oro, soprattutto se ti aiutano a superare un test. Ma fa attenzione, devi essere veramente subdolo per riuscire nell'intento. Jennifer? Scusi, prof. Oggi abbiamo una marea di trucchi per la scuola. La fotosintesi. Penso di aver capito tutto. Ehi! Hai studiato per l'esame di domani? Beh, io sono Jennifer e studio sempre. Fa come ti pare, allora. Come ha fatto a rispondere a tutte quelle domande? Lo studio mi fa venire sete. Ehi, lo sta guardando! Sbircio un po'! Ho solo un minuto! Ciao, preziose risposte! Siete così belle! Non riuscirò a memorizzare tutto! Ma questa pellicola di plastica potrà aiutare! E dai! Se metto la plastica sopra la carta, faccio un cerchio attorno alle risposte. Poi lo metto sopra il mio test. Sono un genio o cosa? Ah! Cosa stai facendo? Niente! Sto solo guardando le mie caramelle. Sei strana, eh? Ora è il momento della verità. Bingo! Si allinea perfettamente. Sono in ritardo. Questa lezione dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ah! La matematica è la mia condanna. Che cosa? Non sapevo che ci fosse un test oggi. Non ho nemmeno studiato! L'insegnante lo noterà. Ah! Non sta guardando, non è vero? Ma cosa sta facendo Jennifer? Signorina? Spero non sia un libro di testo. Beh, non ha funzionato. Forse posso guardare il foglio di Kate. Come sei furba, Jennifer? Jennifer? Stavo solo facendo stretching, prof. Ora come faccio? Jennifer! Ne ho avuto abbastanza! Oh, non posso fallire questo test! Ehi, il mio anello! Ecco la soluzione ai miei problemi! Hai un foglio a quadretti da qualche parte? Prendi delle forbici e ritaglia un mucchio di quadratini. Pinzali insieme e crea un libro. Quindi scrivi le risposte. È piccolo, ma leggibile. Dopo aver inserito le risposte, incolla la parte superiore sull'anello. Una volta asciutto, sei pronta! Oh, sto già meglio! Chi sapeva che la matematica potesse essere così facile? E l'insegnante non se ne accorgerà! Non ti muovere, Jennifer! Jennifer, ti sto guardando! Beh, forse ti servirà un nuovo paio di occhiali! Il prof è distratto, devo approfittarne! Meno male che senza gli occhiali non vede niente! E ora ci si diverte! Ho qui la mia emoji preferita! Ah, adesso ci vedo! Devo fare un po' di copie! Vi voglio concentrate sul compito in classe! Ecco a te il compito! Guarda! Il compito è rovinato! Oh no, è rovinato! Ok, sta per cominciare il compito in classe. Madison, ecco a te. Andiamo bene, avrei dovuto studiare un po'. Forse però posso cavarmela. Adoro la matematica, prenderò 10. Wow, che secchione. Comunque, ehi! Ah? Non è che puoi aiutarmi? Oh, ma certo, ma... Tutto ha un prezzo. Dammi un bacio e ti do le risposte. Non se ne parla neanche, meglio farmi bocciare. Ok. Allora pensa. Non è difficile, sono solo numeri. Questo non mi aiuta per nulla. Non ci riesco, dai, cervello. Madison, il tempo passa, concentrati. Ci sto provando. Ehi,
Un bacetto solo, ok? Che giornata! È solo un bacetto, immagina che sia tua nonna. Un bacetto sulla guancia. Mi serve del colluttorio. Ecco qui, adesso dammi le risposte. Una promessa è una promessa. Ecco, guarda qui. Per ottenere le risposte, scrivi l'equazione. Poi addiziona i due numeri. 6 più 4 fa 10. Dopodiché sottrai il 2 dal 10 e avremo 8. Per la prossima risposta ripetiamo lo stesso trucco. Stavolta addizioniamo 2 e 5. E avremo 7. Poi sottraiamo 2. E il risultato sarà 5. Wow, geniale, grazie! Posso farcela! La prima risposta è 8. L'altra 5. Conosce tutte le risposte! Ehi! Mi aiuti, per favore? Va bene, ma dovrai darmi un bacio. Ah, solo per questa volta. Scherziamo! È la mia ragazza! Ripassiamo un po'. Oh, ciao! Guarda chi ho portato! Un cagnolino, posso accarezzarlo? Ma certo, adoro le coccole! Ma che bel pelosetto! Sei proprio adorabile! Ciao a tutti! Ciao! Sono uno schianto. Che vuoi? Spostati! No! Guarda, ti pago se cambi posto. Non se ne parla! Ok. Oh, che bel cagnolino! Ma chi si crede di essere? Mi fa infuriare! Ehi, mi sono proprio sfogata su questa merendina. Aspetta. Vuoi tenerlo in braccio? Certo! Ah, so io come riprendermi il posto. Ho un piano. Taglio via questo pezzetto dalla confezione e schiaccio tutto sul suo quaderno. Ecco! Sei il cagnolino più bravo del mondo. Oh mio Dio! È il cane peggiore del mondo! Ha funzionato! Devo eliminare le prove. Eccomi, bravo cagnolino! Finalmente sono arrivata al bar. Una coca, per favore? Ciao, bellezza. Ecco a te, una coca. Quella è mia. Non ti preoccupare, l'aprirò per te. Ci sono quasi. È una bottiglia complicata. Ok, basta così. Ho i miei metodi, grazie. Cosa? Hai usato un piegaciglia. Salute. Com'è fresca. Buona serata. Battuto da un piegaciglia. Di nuovo in punizione. Bene, conoscete la procedura. Copiatela 500 volte. Ci vorrà un'eternità. 500 volte sono proprio tante. Io non salterò mai. Oh cavolo, ho già i crampi alla mano. Di questo passo rimarrò qui fino a domani. Oh, quando ero giovane. Ne ho scritte abbastanza? No, non ci sono neanche vicino. Eppure ci deve essere un modo. Ehi, aspetta. La soluzione è proprio davanti a me. È ora di incollare tutte queste penne. In questo modo. Meglio incollare anche l'altro lato. Mi servono belle attaccate. Fatto. Sono pronto. Iniziamo. Io non salterò mai. Oh, funziona. Posso scrivere 4 righe alla volta. Oh, sono veramente un genio. Che furbata. Non posso credere al tempo che ho risparmiato. Fatto. L'ho scritta 500 volte. Sei stato molto veloce.
Oh, aspetti, ho dimenticato il resto. Ecco a lei. Hai chiaramente imparato la lezione. Che bravo ragazzo. Sono proprio contenta. Ora devo solo contarli. Non ci posso credere. È andato oltre. 5.000. Questo pezzo è incredibile. Mi tocca. Tanto vale alzare il volume mentre cucino. Vediamo cosa abbiamo. Oh no, il frigo è praticamente vuoto. C'è solo questo vecchio cheeseburger. Magari potrei farci qualcosa. Nah, sei indurito. Via nella spazzatura. Ehi! Penso di aver trovato la soluzione. Verserò un po' d'acqua in questa ciotola e ora inzuppiamo l'hamburger. Fatto sul piatto. A cuocere nel microonde. Pronto. Ha anche un buon profumo. Ci vuole qualcosa da bere anche. Ciao, sono tornato. Wow, hai preparato il pranzo, grazie. Sembra ottimo. Proprio buono. Grazie. Meno male che ha funzionato. Devo nascondermi. Oh, ma certo. Wendy, torna qui. Conosci le regole, gli snack sono vietati. Lei è qui, lo so. Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Forse puoi nasconderti, ma non finisce qui. Se n'è andata. Mi meriterei un 10 per la furbizia. Interessante, capisco. È così sveglio, è carino. Ehi, questo è per te. Magari puoi chiamarmi. Cosa? Sei seria? Penso che declinerò. Cosa? Oh, qualcosa non va. Lei si crede così speciale con il suo make-up. Non è giusto. Non ci si dovrebbe truccare. Penso di avere tutto il materiale per gli studenti. Sarà una lezione impegnativa. Attenta! Guarda dove vai. Guarda che cosa hai combinato. È stato un incidente, mi scusi. Oh, i giovani d'oggi. Oh? Cos'è quello? Non è mio. Ma adesso lo è. Qui per i dolci e la limonata. Ciao, che desideri? Potrei avere un dolcetto? Certo, cara, ma non è gratis. E certo, si capisce. Aspetta. I soldi devono essermi caduti. Oh, la giornata va sempre peggio. Niente soldi, niente dolci. Scusa, va via. Perché mi capitano sempre queste cose? Ho bisogno di rilassarmi. Che stai facendo? Spero che dopo riordinerai tutto. Mamma si arrabbierà se la stanza è in disordine. Aspetta, credo di avere un'idea. Sì, penso proprio che funzionerà. Dovrò prendere in prestito questi. Ritaglio un'impronta dalla gomma piuma alternando i colori. E impilo le impronte dei piedi. Incollo gli strati uno sull'altro. Mi serve la pistola per colla. Applico la colla sullo strato superiore e lo copro completamente. Aspetto che la colla si solidifichi e faccio un taglio sul lato degli strati. L'ho svuotato e ci ho attaccato una scatoletta. Sarà la custodia perfetta per i miei soldi. Significa che non li perderò mai più. Oh, sei tornata. Spero che stavolta tu abbia i soldi. Tranquilla, sto bene. Ora li prendo. Oh, il verde è il mio colore preferito. Ecco il tuo dolcetto. Le regole non bastano mai. A questi ragazzi serve disciplina, soprattutto a Mindy. Salve! No, non avvicinarti. Mi agito quando sei nei paraggi. Ho qualcosa per lei. È un modo per dire che mi dispiace. Spero che i dolcetti le piacciano, ecco qui. Davvero? Per me? Forse ti avevo sottovalutata. Allora più tardi usciamo, ti va? Sono tornata. Ops. Ehi, belle scarpe, Mindy, molto colorate. Vero, sono proprio belle. Non sono semplici scarpe, guardate un po'.
Tutto ciò che mi serve lo tengo qui, compreso il mio lip gloss. Non sai mai quando ti potrebbe servire. Questa è la tonalità che preferisco. Come stai bene, Mindy? Ah, dolce da parte tua. Dico davvero, sei impegnata più tardi? Potremmo vedere un film o qualcosa di simile? Mi piacerebbe. Ce l'hai il mio numero, vero? Posso guardare, mamma? Buon compleanno! Ah, grazie, mamma! Ho qualcosa per te. Per me, davvero? Te lo meriti, tesoro? Wow, chissà che cos'è! Oh, che curiosità! Adoro le sorprese! Wow, ma è un iPad! Wow, grazie, mamma! È meraviglioso! Che felicità, ti voglio bene! Anch'io, tesoro! Mi è venuta un'idea! Voglio disegnare qualcosa! Oh, niente male! Una splendida farfalla! È stato facilissimo! Ma che succede? Guarda lì! È magia! Che altro posso disegnare? Mi è venuta un'idea! Ci provo? Ma sì, dai, proviamoci! Disegnerò un mucchio di soldi! E adesso basta aspettare! Succede qualcosa! Funziona! Wow, guarda quanti soldi! Mai visti così tanti soldi e sono veri! Più tardi andrò a fare shopping di lusso! Ma prima devo disegnare un'altra cosa! Ecco qui! Ho disegnato una sagoma! Poi ci ripasso sopra! E adesso disegno gli occhi! Sta venendo benissimo! Poi il naso e il sorriso, ecco qui! Ottimo! Adesso disegno il corpo, con una bella giacca comoda! Ne vorrei anch'io una così? Ho disegnato le parti principali, adesso posso lavorare sui dettagli più sottili. A cominciare dal logo sulla bandana. Sarà una semplice spirale. Aggiungo il colore, userò il giallo per i capelli. Sarà molto bene con i capelli biondi. E per la bandana uso il blu. Diverse tonalità di blu, anzi. Aggiungo le sfumature, voglio creare un contrasto. Sarà un look metallico, molto efficace. Per la pelle uso un leggero colore rosa. È un po' più scuro sotto al naso e sulle orecchie. Usando l'iPad il disegno diventa più semplice, dettagliato e realistico. Basta trovare i punti giusti dove far cadere la luce. E poi scegliere toni diversi. Userò un rosa più scuro sul collo perché sarà in ombra. Aggiungo qualche altro dettaglio ai capelli, così avrà i capelli tipo a punta. Adesso zoomiamo sui suoi occhi. Sarà un bel ragazzo con gli occhi blu. Disegno qualche linea nera adesso e seleziono lo strumento per ritagliare. Lo passo con cura attorno agli occhi e le palpebre. Adesso tolgo via il colore. E adesso, giusto, i vestiti. Questo colore mi piace, servono un po' di ombre. Fatto ciò, coloro il resto della giacca. Un bel blue jeans ci sta bene. Ho fatto tutto velocemente, adesso aggiungo il nero. Devo selezionare una linea sottile. Aggiungo anche dei baffetti perché gli stanno bene. Colorerò lo sfondo e credo di aver finito. Fantastico! Dai, perché ci metti tanto? Finalmente! Ehi, come va? Ti ho disegnato io? Ah, adesso ho capito tutto! Quindi questa è la mia festa di compleanno! Un altro giorno, un altro dollaro! Non posso fare entrare chiunque, fermo lì! Sai chi sono, vero? Mio padre lo verrà a sapere e non sarà felice! Ok! Thank you! Sono solo spiccioli! Li lascio lì. C'è, e orecchie. Quella guardia mi fa una paura. Mi mette troppa ansia. Ok, buttiamoci. Posso farcela. Non devo agitarmi. Ferma. Quella cosa è sicura? Lo sapevo. No, non puoi entrare. Vattene, sei povera. Non c'è bisogno di essere cattivi. Ma che... Wow, che male! Su cosa sono scivolata? Saranno mica... Wow, sono diamanti! Noti qualcosa di diverso? Forse un po' di scintillio? Allora posso entrare?
E lo scanner a decidere? Ho una buona sensazione. Oh? Dice ricca? Non capisco. Lo scanner non mente, va pure. Davvero? Era ovvio. È meglio che mi prepari. Avrò bisogno dei miei libri. Chissà che faremo oggi. Spero qualcosa di interessante. Bene, sono in orario. Il jet si è dovuto fermare per fare rifornimento. Possiamo fare presto? Ho un invito a cena. Wow, guarda quel quaderno! Lo so, è speciale, ma aspetta di vedere questo. No, pazzesco! E guarda il telefono. Non riesco a crederci. Voglio toccarlo. Scordatelo. Forte, eh? Mi sento in vena di cupcake. Lo aggiungerò al mio quaderno. Sembra incredibile. Invidia, ti capisco. Il mio quaderno è così noioso. Non riesco mai ad avere cose belle. La vita è così ingiusta. Un attimo. So cosa fare. Inizierò ritagliando queste immagini. Mi sta venendo fame. Ok, questo è l'ultimo. Ma c'è ancora una cosa da fare. Sapevo che avrei dovuto seguire la ricetta. In arrivo, non badate a me. Devo solo trovare la cosa giusta. Ah, eccola. No, non il croissant, questo foglio di carta forno. Pianino, non posso farmi beccare. È il crimine perfetto. Solo un altro po'. Ho tagliato la carta da forno in quadrati. Ora ci metto sopra i disegni e poi li copro con il nastro adesivo. Voglio che sia bello liscio, non posso avere pieghe. Adesso tagliamo via l'eccesso facendo con calma, basta seguire il contorno. Sembra buono. Tiro via la carta forno e riattacco il mio quaderno. Sta bene, no? Farò lo stesso con gli altri. Ora sì che si ragiona. Non dimentichiamo la pizza. Ehi Alex, guarda qui. Cosa? I colori, le immagini. Wow, l'adoro. Speravo che lo dicessi. Cos'è questa sbobba? Salve, prendo una ciotola di quello. Sono andata a scuola di cucina per questo? Non so neanche che sia. Io la chiamo roba verde. Ecco a te. È un po' viscida. Aspetta. Faccia con calma. Mica si stacca. Chi ha bisogno di una ciotola? Ecco, buon appetito. Guardate qui, cibo gratis. Non esiste che io mangi quella roba. Ordinerò qualcosa. Sembra buono. I grumi sono il pezzo forte. Gnam, non vedo l'ora. Che schifo, come fa a mangiarla? Maggiordomo? Ah, molto meglio, grazie. Preferisco le belle cose della vita. E non c'è niente di meglio del sushi. Ha un aspetto delizioso, l'acquolina. Aspetta, cos'è questo ronzio? È una mosca sul mio sushi! Che faccio? È rovinato! Sto per vomitare! Boh! Dai, per così poco, è soltanto una mosca! Ehi Alex, posso mangiarlo io? Accomodati! Rimettiti! Levati su! Che lusso! È così bello! Ecco la vostra prossima sfida! Penso di potercela fare! Oh, forse no! Che fastidio! I cerchi sono stupidi! Di nuovo! Quanto sono bravo! Oh, che fame! Eri tu? Ho saltato la colazione! Per fortuna ho portato questi! Ciao! Emily, conosci le regole? Già, dimenticavo! Torniamo ai cerchi! Senti come brontola! Non riesco a concentrarmi! Aspetta, non sta guardando, vero? Ha un piano! E include alcuni cerchi.
piccoli cerchi di cioccolato. È l'ora dello spettacolo, facciamolo! Sembra buono! Emily? Oh, ho sbagliato di nuovo! Ha funzionato! Questo è geniale! Ehi, ne voglio un po'! Anch'io ho fame, sai? Aspetta, la mia scatola di pastelli! Ora sì che si ragiona! È l'ora dei cereali! Posso andare? Oh sì! Non vedo l'ora! Deliziosi! Ha funzionato, fantastico! Ehi, bella trovata! Ne vuoi un po'? No, grazie! Aspetta! Eh? Guarda qui! Metto i cereali qui dentro e adesso... un po' di colla! E per colla intendo il latte! Sono entrambi bianchi, no? Niente può mettersi tra un ragazzo e i suoi cereali! Neanche le regole della scuola! Diamo inizio alla festa! Spero che il prof non stia guardando! Wow, troppo forte! La scuola non è poi così male! Che succede lì? Niente, disegniamo! Ok! Ehi, dammi un po' di quelli! Troppo buoni, vero? Devo far piano in punta di piedi! Ok, non c'è nessuno intorno? Sono da solo? Oh, ave, così bella e dolce! Ci siamo! Forza e coraggio adesso! Le piacerà un sacco questo muffin, l'ho fatto per lei! Oh no, sta arrivando! Devo far presto! Accidenti, non c'è più tempo, devo nascondermi qui! Eccola! Adesso guarderà nell'armadietto, appena posa il telefono! Oh no, non può essere! Quello è Jake! Ciao, Ava! Ho preso questi dolci per te! Per me, wow! Sembrano buonissimi! Assaggio prima questa fragolina! Che buona! Ne vuoi anche tu? No, non è giusto! Come può preferire lui a me? Ok, adesso è il mio momento! Adorerà questi tulipani, lo so! Ciao, Ava! Eh? Chi è? Oh, ciao! Posso fare qualcosa per te? No, scusa, fa niente! Ok, va bene! Come profumano queste rose! Ava ha bisogno di qualcosa su cui scrivere! Tocca a me! Tieni, puoi usare il mio quaderno! Tieni, usa pure il mio, so che ti piace il viola! Jake avrà di nuovo la meglio! Guarda, ne ho tre e sono tutti per te! Oh, ma guarda che cosa c'è qui sul tuo quaderno! Ma come, sul serio? Ho usato un po' di strass e di pagliette colorate, sì! Le ho presi di tutti i colori e ho usato il coperchio di una scatola di patatine! Con appena un po' di colla attorno al bordo. Poi, basta premerlo sulla copertina del quaderno ed ecco fatto! Divertente e coloratissimo! Che bravo, è veramente bellissimo! E ho anche questi! Colorerò questo cuoricino col gesso! Ah, oh, che fame! Sì, pizza! Niente, meglio della pizza! Oh, mi è caduta sulla maglietta! Sono tutta sporca adesso! Che succede? Perché stai piangendo? Mi sono sporcata la maglia! La mia maglia preferita! Oh, perbacco, ok, non ti preoccupare! Dai, forza, deve esserci qualche rimedio! Ci sono, il gesso! Ma certo, funzionerà! Ok, ho qui il mio gessetto e la maglietta sporca! Adesso passo il gesso proprio sopra la macchia! Ecco, su tutta quanta la macchia! Adesso la metto in lavatrice! Ta-da! Guarda la tua maglia come nuova! Sei pronta? Ecco fatto! Wow! Grazie, papà! Oh, però aspetta, attenzione con quella pizza! Ecco, così la tua maglietta non si sporcherà più! Papà a volte fa la differenza!
Ah, proprio non ci riesco, è così difficile. Ok, forse posso provare questo. No, niente, non serve. Ah, che giornata da incubo. Ok, devo calmarmi e pensare. È solo matematica, giusto? Niente, non ce la faccio. Sono un totale e completo fallimento. Ma che fa? Guarda quanta carta sta sprecando. Ma come ci riesce? Il compito è così difficile. Se gli chiedessi di aiutarmi? Ah, aiutare te! Non se ne parla, non aiuto gli sfigati. No, non vorrà mai aiutarmi, lui è troppo popolare. Ah, che cos'è questo caldo? Sento solo io così tanto caldo. Eh? Ehi, che succede? Niente. Non ci credo. Ha già quasi finito tutto il compito. Non ho scelta, devo chiedergli di darmi una mano. Aiutarti? Certo, con piacere. Guarda, ti mostro un trucco. Evidenzia i primi numeri qui a destra e moltiplicali. Fai lo stesso con gli altri e scrivi il risultato. Ora questi due numeri devi anche addizionarli e il risultato lo metti qui in mezzo. Ecco la moltiplicazione risolta. Prego. Grazie, sei davvero adorabile. Adesso sì che posso fare il compito. Adoro scrivere i temi e sono bravissimo. Nessuno è così tanto eloquente come me. Guarda lì come scrive. Che secchione. Ogni passaggio del tema deve essere perfetto. Ah, questa limetta è consumata. Me ne serve un'altra. Ah, no, voglio quella verde. Questo passaggio devo argomentarlo meglio. Ecco! Adesso, dopo lo svolgimento, il gran finale. Oh no, ho consumato la punta della matita. No, 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 come farò adesso a finire il tema? E scusa, ehi, hai una matita da prestarmi? No, vedi, ho solo questa. Ah, forse andrà bene. Fammi provare. Sì, sono un genio, funziona! Sta temperando la matita davvero! Fantastico, posso finire il tema. Forse vuoi scrivere un tema anche per me? Certo, ti devo un favore. Grazie. Io guardo i social intanto. Odio quando mi si rompono le matite, che fastidio. Per fortuna ho questo robottino. Ci pensa lui a fare il lavoro sporco. Devo solo girare la maniglia e poi avrò una matita bella appuntita. E ora la rimetto con le altre. Ho un'idea. È ora di dare libero sfogo alla creatività. Piego un foglio di carta così e poi ci disegno una faccia da mostro. Verrà benissimo. Sta venendo bene. Una volta fatto, apro il foglio e finisco il disegno. Devo aggiungere qualche dettaglio. Benissimo. E ora un po' di colore. Sono soddisfatta. Mi piace l'arte. Più è strana, meglio è. Che stai facendo? Ehi, è il mio disegno. Torna qui. Dove lo stai portando? Che hai intenzione di fare? Che succede qui? Oh, sei qui! Chi sei? Ti stavamo aspettando. Come stai? Bene. A tutte le ragazze piacciono i gioielli, soprattutto quelli appena disotterrati. Abbiamo anche quelli abbinati. E ora mi prendo dei gioielli per il mio compleanno. Ci sono problemi? Ecco la prima challenge. Realizzate dei gioielli. Non ne sono tanto sicura. Dai, iniziamo. Non ci credo che lo stiamo facendo. Dai, vieni su! Da dove iniziamo? Che ne dici delle dita? Non guardarmi così, per favore. Che ne dici di usare questo? Non so, aspetta. Per favore non farlo. Sì, lo sapevamo. Stavamo scherzando. Non mi è ancora venuta un'idea. Ferma, non ti muovere. Possiamo usare questi elastici. Ehi, mi servono. Ma servono anche per la challenge. Benissimo, ora i miei capelli saranno tutti disordinati. Sono tutti. Guarda qua, servono solo le mie dita. Prenderò l'elastico. Che stai facendo? Arrotolo l'elastico attorno al mio dito. Poi ripeto lo stesso con tutti gli altri. Poi intreccio quello rosso. Così. E ripeto. Posso farcela. Tengo sempre delle fasce per capelli di ricambio qui. Una scorta d'emergenza. Sapevo mi sarebbero tornati utili. Non voglio farlo vedere a Lexi. Più difficile di quanto pensassi, ho quasi finito. È come fare una treccia. Voglio farci un bracciale così. È bellissimo.
Guarda, Olivia! Ne ho uno anche io! Cosa? Come? Mi sono lasciata ispirare! Sono un po' troppo colorati per me, ma è un pareggio! Woohoo! Ed è tutto grazie a me! Questi sono carini! Me li metterei! Questo è il motivo per cui non usciamo con persone normali! Questo colore è perfetto, scuro, lunatico, proprio come me. Ma che... il mio telefono! Togliti, mi dai fastidio! Lasciami stare. Oh, che peccato! Non ho bisogno della tua pietà, comunque. Ecco la vostra prossima challenge. Che aspettate? Puoi contare su di noi, sarà divertente! Abbiamo le vostre cover. Iniziamo! Cosa dovrei fare? Ah, ho un piano geniale, mi servono giusto delle cose dalla borsa. Dov'è? Non mi serve questo. Cos'altro c'è qui? Ti ho detto di pulire la borsa più spesso. Una carota, uno snack per dopo. Ups. Avremmo potuto condividerlo. Ecco quello che cercavo, la mia penna 3D. Sarà bellissimo. Inizierò disegnando la cover. Disegno una trama fitta. E poi cambio colore. Lo faccio fino alla fine. Effetto arcobaleno. Wow, proprio come me l'aspettavo. Che ne pensi? Ammettilo, ti piace? Mi fa sorridere. Bellissima. Sei adorabile. Un coniglietto no, eh? Le prenderò lo smalto per unghie e dovrebbe funzionare. Quale dovrei usare per primo? Bello questo. Tamponerò lo smalto sulla cover del telefono. Ci voglio fare dei puntini. E poi aggiungo altre sfumature. Le metto una sopra l'altra. Già, sembra molto bello. E ora mi serve una cannuccia. Spero di non restare senza fiato. Devo soffiare nella cannuccia. Così faccio muovere lo smalto sulla cover. E si mescolano i colori. Così viene un effetto di marmo. E ora con questa lampada fisso tutto. Sarà più veloce. Wow, è bellissima! Ehi, guarda qua, spero ti piaccia. Tocca a te decidere. Me lo sento, andrà bene. Siete state brave entrambe. Pareggio di nuovo. Sì, sono felicissima! La userò come cover. Oh, ho la mano bloccata. Stai bene! E ora che faccio? Non riesco a toglierla! Ah, il mio telefono! Per fortuna ho una cover! Non ne parliamo! Ok, classe, è l'ora del test. Spero che abbiate studiato. Ok, facciamolo. Questa è facile. È proprio un nerd. Non ho bisogno di studiare io, ho tutte le risposte proprio qui. Prenderò il massimo. Sono troppo intelligente. Questa non la sapevo. Che sta facendo, Emily? Oh, non ci credo! Ehi, da questa parte! Cosa c'è, Matthew? Emily sta copiando! È vero? Cosa? Non mi permetterei mai. Guardi. Cosa? Aspetta, ho visto il telefono. Non vedo niente. Sei pessimo. Posso finire il mio test adesso? Sono sempre un passo avanti. La prossima volta andrà meglio, Matthew. Sono troppo furba. Ma... Non parlate. Rimanga tra noi, ok? Meno male, ancora lì. Ero così preoccupata. Spero che a Matthew piaccia. Se lo merita. È così bello. Voglio dire, guardatelo. Oh, devo incartarlo. Voglio che sia perfetto. Che carta uso? Questa è bella, proprio come lui. Dovrò tagliarla. Aspetta, queste non sono forbici. Sono sicura di averne un paio nello zaino. Dove sono? Oh no! Aspetta. Andiamo. Ah. Saranno qui? No. Come faccio? Dovrò strapparla. Basta fare piano. Ok, posso farcela. Così, pianino. Ah, niente da fare, che disastro. Ah?
Cosa c'è lì? Forse posso usarle. Sì, credo che funzionerà. Snip snip. Tengo le squadre in questo modo e le muovo come fossero forbici. Fin qui tutto bene. Funziona. Wow, è incredibile. Sono quasi alla fine. Adesso posso incartare il regalo. La faccio aderire bene e poi piego agli angoli un bel fiocco e ci siamo. Adesso devo soltanto trovare Matthew. Eccolo. Aspetta, 2 più 2 fa 4. Ogni giorno si impara qualcosa. Matthew, buon compleanno. Wow, grazie Emily, che emozione. Non ci credo. Ho sempre desiderato questo set, come lo sapevi? Sono felice ti piaccia. Wow, questa lezione è così affascinante. Vedete ragazzi, è tutto così semplice. Lo è davvero. È Wendy? Che c'è, secchiona? Non ci credo che dobbiamo stare vicine. Pazienza. Aprite il libro a pagina 14. Oh, odio questa lezione. Credo sia ora di uno spuntino. Adoro il cioccolato. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Che stai facendo? Lo sai che non si mangia in classe. Ho fame. Eh sì, è così buono. Non credo ai miei occhi. Che succede? Sta mangiando un attimo. Eppure l'ho visto. La tenga d'occhio, è scaltra. Non sei divertente, Wendy? Stranissimo. Forse me lo sono sognato. Ora è la mia occasione. Tenevo da parte queste patatine. Oh, andiamo! Mi prendi in giro. Hanno un bell'aspetto. Sono così saporite. È assurdo! Mi dica che la vede anche lei. Che c'è adesso? Lei sta... cioè, stava... cosa? È ridicolo! Sono delusa, Wendy. Niente più interruzioni. Concordo. Continui pure, io mi faccio un panino. Hai appena detto... cosa? Ma come riesci a farlo? Non capisco. Vabbè, cioè, se lo fa Mindy, anch'io dovrei mangiare qualcosa. E qui dentro dovrei avere dei dolcetti. Trovato. Ah. Cosa credi di fare? Qui il cibo è vietato. È solo un dolcetto, Mindy sta... Allora so quel che dico, smettila di interrompere la mia lezione. Non è giusto. Non so come tu riesca a farlo. Cerco di studiare. Me ne vado. Non può essere. Amo i frullati freschi. Cosa? Questo è uno scherzo. Non è giusto. Respira. Non finisce qui. Aspetterò. Ah, era così rinfrescante. Dopo cosa c'è? La lezione è finita. Rimetto tutto nello zaino. Ora di andare. Chissà cosa c'è per pranzo. Ha una fame. Eccola. Comincia lo spettacolo. Ho proprio bisogno di questi. Non così veloce. Che succedeva là dentro? Come puoi andartene così? Era così tanto cibo. Basta. Ok, non me l'aspettavo. Cosa? Che c'è? Perché mi guardi in questo modo? Prendi questi e mettiti i miei occhiali. Che succede adesso? Dovrebbe andar bene. Io mi riprendo questi. Ah, ne avevo bisogno. Non ti muovere. Ok, vieni con me. Siediti. Sicura che andrà bene? Fidati, funzionerà. Sembrano brufoli. Ma in realtà sono commestibili. Ci voleva proprio. Buonissimo. Sapevo che avresti apprezzato. In fondo non è così male essere compagni di banco. Oh, ecco la prof. Cominciamo? Grazie, Mindy. Sei la migliore. Mamma, quanto parla. E comunque non ci capisco niente. Memorizzate bene tutto quanto perché farà parte del test. Sento solo bla bla bla. So io che cosa ci vuole, uno spuntino. Seguire mi mette fame. Oh, mie adorate caramelle. Ehi, era il suono della carta di una caramella? Me la voglio gustare. Cosa credi di fare? Non si fa. Conosci le regole, non si mangia in classe. Questa la prendo io. Anzi, questa e le altre. Che vuoi farci? Saranno vere caramelle?
grasso e 100% zucchero. Dove eravamo? Ok, non si potrà mangiare, ma allora si potrà bere. Ci vuole proprio. Starò più attento stavolta. La nascondo qui. Non mi beccherà mai. Ma dov'è? Ehi, come va? Dammela su. L'ho trovata per caso, giuro. Ultimo avvertimento, Alex. Non mi vedi? Devo fare presto. Oh, scordatelo. Non mi freghi. Sequestrata. Ero così vicino. Ti osservo. Che esagerato. E va bene, mi arrendo. E questo? Ho un'idea mitica. Mi tornerà utilissimo. Innanzitutto rimuovo la colla. Poi pulisco per bene il tubetto. Adesso prendo le mie caramelle preferite e le metto tutte insieme, finché non ottengo una grande palla. Ci spingo dentro il tubetto e tolgo parte della caramella. Levo quella in eccesso, che userò più tardi. Ed ecco una caramella stick. Girando la manopola, ecco che esce. Funziona alla perfezione. E il bello è che nessuno sospetterà niente. È buonissima. Un attimo, che cos'è questo profumino? Non di nuovo, eh? Altre caramelle? Cosa? Non mi permetterei mai. Sarà, ma non ti credo. Fa vedere. Si accomodi, non c'è niente da vedere. Sto solo usando la mia colla stick. Ah sì, eh? Forse stavolta non mente. Non vedo caramelle. Ok, stavolta mi sbagliavo. Capita. Ora, se non le spiace, ho da fare. Che buona. Questa lezione non è così male. Gela dell'acqua in un contenitore, rimuovi il ghiaccio dal contenitore. Adesso prendi colori e pennelli. Scatena la tua vena artistica. Dipingi direttamente sul ghiaccio. Puoi usare i colori che vuoi. Mentre il ghiaccio si scioglie, i colori si spostano. Poi cominciano a mescolarsi. Continua così e aggiungi altri strati di pittura. Vedrai, è davvero rilassante. L'effetto finale sarà stupendo. Visto? Abbiamo colorato il ghiaccio. Ok, comincia la lezione. Ah, non mi funziona la penna. Oh no, è finito l'inchiostro, ti pareva. Pazienza. Ehi, Sofia! Tutto a posto, Luna? La penna non scrive, me ne presti una? Certo, come no, sicuramente ne ho una. Qui, da qualche parte. Quello non è una penna. Aspetta. Ah, di nuovo? Possibile? Che caos nel mio zaino. Dovrei essere più ordinata. Ehi, ho avuto un'idea. So come tenere tutte le mie cose in ordine. Devo solo sistemare un elastico qui sopra il mio quaderno. E poi altri due o tre. Adesso ci infilo dentro le mie cose. E c'è spazio anche dentro. Tutto è al suo posto e a portata di mano. Carino, vero? Ed ecco una penna per te. Ah? Cosa? Oh già, grazie. Fantastico. Stavo facendo un bel sogno. Che noia questo test. A me piace. Sei una secchiona. Magari posso divertirmi un po'. Ehi, smetti di fare la bambina. Mi piace questa domanda. Oh, devo uscire di qui. Oh, un attimo. Ehi. E ora che c'è? Guarda qui. Strofino questa penna sulla manica e la faccio ruotare. Ammettilo, ti ho impressionata. Wow, sembra stregoneria. Fammi provare. Non credo proprio, sai? I maghi non rivelano mai i loro segreti. Devo sfregare più forte, forse. Ah, sì?
No, niente, ci rinuncio. Ah, ci sono! Devo usare il cervello. Ah, mi ero dimenticata della gravità. E la rotazione della Terra ci dice che... Ho capito tutto, adesso ci riprovo. Sì. Non è magia. Sbruffona. Ops. Ragazze, silenzio. Scusi. Beccata. Ops. Sofia, dico anche a te. Sto facendo il test, vedi? Ultimo avvertimento. Ehi, ma la penna? La giornata si mette male. Finalmente a casa. Che giornata. Il tempo è orribile. Devo mettere via l'ombrello. Oh no! Che è successo alle luci? Per fortuna ho la mia torcia. Così scoprirò qual è il problema. Ah, ecco. Non va bene. Devo impedire che accada di nuovo. Ma che posso fare? Forse posso usare quella bottiglia. Mettiamoci al lavoro. Per questo trucchetto serve una bottiglia vuota. Ok, cominciamo. Ritaglia la testa e il fondo della bottiglia. Fai lo stesso con un'altra bottiglia. Poi mettile una nell'altra. Metti una bottiglia più piccola dentro le prime due. Perfetto per i giorni di pioggia. Oh, ciao Sofia. Ciao, visto che tempaccio, come piove. No, attenta. Ah? Ma che ho fatto? Ecco, usa questo. Metti l'ombrello qui dentro. Così l'acqua non gocciolerà sul pavimento, ma cadrà qui sul fondo della bottiglia. Ecco fatto. Wow, geniale! Attenta! Oh, scusa! Ah, riaccendiamo la torcia. Ok, ho quasi finito. Ah, un pezzo da museo! Ma che cosa sta disegnando Justin? Oh, è più bello del mio. Se lo guardo meglio, forse no, figuriamoci. Torno subito. Devo buttare questi nel cestino. Perché non sono così bravo? Un attimo, posso diventarlo. Mi serve soltanto della pellicola. La poso sul disegno e usando un pennarello ripasso solo i contorni. È facilissimo, sono un genio. Sarà una tecnica dei grandi artisti. Non è copiare, ma trarre ispirazione. Adesso sollevo la pellicola e la sposto su un foglio bianco. Con un mattarello trasferisco l'inchiostro. Ta-da! Stupendo! Guarda, Justin! Wow, è uguale al mio! Bellissimo! Siamo proprio talentuosi, eh? Batti bello! Sì, del resto siamo migliori amici. Questi compiti sono difficili. Aspetta, ma che... Non capisco niente, non ha alcun senso. Oddio, troppe formule! Andatevene! Sei bocciato, Justin. Quanto mi diverto! No! Che cos'è questo chiasso? Au, credo che mi verrà il livido. Un terremoto? No, forse è soltanto la mia testa. Che succede, ragazzo? Perché la fisica è così difficile? Non ci capisco niente! Sicuro mi bocceranno! Ah, che male! È solo un attimo, eh? Devo mettermi un cerotto. Cavolo, che bernoccolo! Devo stare più attento. Ah, molto meglio! Papà, questo è più importante! Prenderò un brutto voto! Basta studiare! Ci provo, ma è inutile! Aspetta, ci sono! Bravo, figliuolo! No, parlo dei cerotti! Con questi risolverò ogni problema! Addio, brutti voti! Ah, rimuovo il cuscinetto! E ho già pronte le formule su questo pezzetto di carta! Lo metto qui al centro e non sbaglierò più una risposta! Farò faville stavolta, sì! Ah ah! Oh, che dolore! Oh, tutto bene? È stato orribile, non voglio parlarne! Beh, il compito lo fai comunque. Oh, certo, non vedo l'ora. Buona fortuna, ti servirà. Lo dice lei. Levo parte del cerotto ed ecco tutte le soluzioni. Che genialata, eh?
Ho preso il voto più alto! Non ci credo, sono così contenta! Beata te! Magari lo avessi io quel voto! Oh, no, 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 no! Niente panico, so io come aiutarti! Guarda, basta un po' di colla qui sulla cannuccia! E poi la mettiamo sopra il tuo brutto voto! Ed ecco qui! Addio, brutto voto! Ta-da! Visto? Ha funzionato? Adesso puoi avere anche tu il massimo dei voti! Sul serio, grazie! Sei la migliore! Oh, mettiamoci al lavoro! Sì, hai ragione tu! So, diamoci da fare! Ma come, anche lei ha la valigetta con l'unicorno? Che ha da guardare? Beh, che vinca il migliore, cioè io, con un'intera tavolozza di colori! Scommetto che sta crepando di invidia! Anch'io ho dei colori bellissimi! Posso farmi bella quando voglio! Ah sì? E i miei pastelli alla Wolverine? Tutto qui, guarda il mio nuovo rossetto! Capirai, non hai visto i miei tubetti di tempera? Ah, non lo sopporto! E naturalmente i pennelli! Pennelli, dici? Guarda che cosa ho io! Esatto, un intero set di pennelli per il trucco! Va bene, lo ammetto, ha vinto lei! Aspetta un attimo! Non mi do per vinto, ho un'idea geniale! Prendo un po' di feltro, un righello e un gessetto, poi disegno dei trattini di un centimetro ciascuno. Ecco qui, ho disegnato due file di trattini per due volte. E qui è dove ho ritagliato il feltro. Adesso posso inserire matite e pennelli. Basterà infilarli nei ritagli che ho fatto e poi posso arrotolarli facilmente. Una volta arrotolato tutto, aggiungo qui un po' di colla. E poi incollo questo bel fiocchetto adesivo. Ed ecco fatto! Visto che bello? Scusa? Non hai visto la mia arma segreta? Ma cosa? Come? Come osa? Che combinate voi due? Ah, una sfida? Dichiaro il vincitore, allora. Sei tu! Sì, lo sapevo! Ero certo della vittoria! Non ci posso credere! Bene, bene. Ho preso tutti i miei telefonini. Oh no! Accidenti, li stanno sequestrando! Non potrò entrare senza consegnarli tutti. Ok, usa il cervello. Nascondili da qualche parte, in tasca o dovunque. Ok. Così, sono pronto. Posso provare a intrufolarmi. Anzi, uno lo consegnerò così non sospetterà degli altri. Ecco a lei. Non mi serve mica, sa? Ok, ho passato i controlli. Tutto è filato liscio. Attenzione, oggi c'è il compito in classe. Non avete molto tempo, quindi al lavoro. Ok, mi serve il mio primo telefonino. Oh no, ho scordato di metterlo in carica. Vediamo quello che ho sotto il berretto. Mi salverà. Oh! Ah? Che cos'era quel rumore? Forse non era niente. Oh, c'è mancato poco. Ok, devo prendere il telefonino senza farmi beccare. Oh no, cavolo, lo schermo si è rotto. Ok, calma, ne ho un altro. Quello che ho nascosto nel cappuccio. A posto, posso fare il compito. Che succede lì dietro? Non avrà un telefonino intrufolato di nascosto, spero. Se è così, devo dargli una lezione. Ah, chi ha spento le luci? Oh, ehi, si vede la luce dello schermo. Ma no, preso con le mani nel sacco. Eh già, ho visto quel telefono, pensavi di passarla liscia, eh? Adesso ho proprio tutti i tuoi telefonini. Ma tu guarda quanti ne avevi nascosti. E adesso che faccio? Aspetta, ma cosa vedo lì sotto? Come ha fatto a portarsi un telefono? Sono così invidioso! Ehi, complimenti, fatelo dire! È stato facilissimo! Basta questo! Scotch, ma è geniale! No, è suonata la campanella! Ora della merenda! Così tante opzioni! 50 centesimi! E questi? Non lo so! Oh, guardate che bellezza! Quanta panna! È quella giusta! Wow, tu vieni a casa con me! Oh, perché? Nei tuoi sogni, Matthew! Mi hai sentito, Shaw? Cavolo! Fuscello! No! Wow!
Ora sì che sono arrabbiata. Ho trovato. Finalmente. Matt, ciao. Pagherai per questo? Non ho ancora finito, mettiti comodo, perché resterai così a lungo. Quando si parla di dessert non mi fermo davanti a niente. Ci vediamo? Ah, mi prude la gamba! Non posso credere che sia di nuovo lunedì. Già. Fa così freddo qui dentro. Se lo dici tu. Spero che oggi non ci sia un test. Sì, infatti, tanto non studio di base. Ok, classe, oggi facciamo un test. Ti pareva. Tu ce l'hai? Dici questo? Vuoi sapere come ho fatto? Intanto metti le unghie. Una volta fissate, ci attacchi dei foglietti della stessa dimensione. Come questi. Facilissimo. Ho tutte le risposte. Forte. Dove sono i tuoi? Proprio qui. Ah? Sulla bottiglia. Ta-da! Eccoli. Furbo, eh? È anche super facile da preparare. Basta capovolgerla e scrivere le risposte. Poi capovolgi ancora. Geniale! Lo so. Pronti? Oh sì. Sono nato pronto. Wow. È il momento di girare. Eccoli. È il momento. Ciao amici. Un attimo. Tempo scaduto. Ben fatto ragazzi. Quanto ho preso? E io? Evviva! Ce l'abbiamo fatta! Woohoo! Oh, ma che capelli! Così dovrebbe andare. Che cosa? Il test di scienze è oggi! Oh, ma come ho fatto a dimenticarmi? Forse posso studiare rapidamente. Non lo apro da chissà quanto tempo. C'è così tanta polvere. Bah. Non mi ricorderò un accidente. Sono destinata a fallire. Wow! Potrà mai andare peggio di così? Oddio. Ma aspetta un attimo. Posso scrivere su me stessa, non è vero? Ho appena avuto un'idea geniale! Posso scrivere le risposte sul ginocchio! Questo è il metodo per barare più figo di sempre! Non devo più memorizzare le formule! Sei troppo forte, Madison! E per assicurarti che non sbagli, passaci sopra la lacca per capelli! Bene! Non mi sono mai sentita così preparata in tutta la mia vita. È il crimine perfetto. E quando l'insegnante non guarderà, dà un'occhiata al ginocchio. Per alcuni i test sono un gioco da ragazzi. Ma per gli altri, le cose sono più complicate. Non supererò mai quest'esame. Come fa Kate a essere sempre brava? È come se memorizzasse i libri di testo. Mi sento così stupida. Mi farà vedere le sue risposte. Beh, ma non conosci il trucco, Jen? Se hai problemi di questo tipo, moltiplica questa riga. Quindi moltiplica quest'altra, vedi? Quindi aggiungi questi due numeri qui. 6 più 3 fa 9. E questa è la tua risposta.
693. Questo trucco è davvero geniale. Wow! Grazie per avermelo mostrato. Non si può parlare durante il test. Kate? Fammi vedere. Che cosa? Che cos'è tutto questo? No, non può essere. Sì, può. Seicentonovantatré. Che tipo di stregoneria è questa? Chiamami la regina della matematica. Ci sta bene qui. Penso che sia un buon posto. Ora, se solo riuscissi a prendere del nastro... Dai! Qui servono due mani. Va bene, per favore rimani fermo. Ecco, ma dove sono le forbici? Le avevo in tasca! Dai! Ma è ridicolo! Ho solo bisogno di uno stupido pezzo di nastro! Ma cosa diavolo stai facendo? Ho solo bisogno di un pezzo di nastro! Fammi pensare... Lo so io! Guarda! Attacca un'estremità al tavolo. Quindi fai due piccole pieghe così. Quindi tieni premuto e tira. Vedi? È fantastico! Finiamo adesso. Ed ecco fatto! Woohoo! Resta ferma, Emily, pronta? Certo! Questo è il luogo ideale per farlo. Ci sta benissimo, è stata una grande idea. E adesso? Ci ho già pensato, pensavo di fare bigliettini. Bello! Guarda qui, semplice e diretto. A te la parola. Ho una grande idea, serve un bel cuore qui. Penso che dovrebbe essere rosso. Ho la mia colla, ne metto un po' sulla carta e poi posso attaccarci il cuore. Mi assicurerò che sia ben fissato. Direi che la produzione può cominciare. Dammi un secondo. Com'è? Carino, vero? Quelli sono gli altri? Esatto. Beh, meglio che mi metta al lavoro. Non dovrebbe volerci molto. Colla, cuore e divertente. Sì, che c'è? Ce ne sono tantissimi altri. Stai scherzando? Dividiamoceli, così facciamo prima. Tieni. Caspita, grazie. Dobbiamo essere veloci, eh? Il romanticismo non aspetta. Facciamolo. Un po' di colla e un cuore. Sta diventando una noia, sono troppi. Che lavoraccio. Tieni duro, Emily. Come va? Insomma, anch'io. Comincio a pensare che sia stata una pessima idea. Però dobbiamo finirli. Oh, dobbiamo proprio. Aspetta, so cosa fare. Avrò bisogno di questo contenitore per alimenti. Ci metto dentro una spugna e applico della colla. Andrò da capo a capo. Poi posso rimettere il coperchio. E adesso agitiamo. Dovrebbe bastare. Oh, che fai? Premo un cuore sulla spugna e lo attacco al bigliettino. Guarda! Sei un genio! Voglio provare anch'io! Wow, molto meglio! Così faremo in un attimo! Hai salvato la situazione, Emily! Abbiamo quasi fatto! Questo era l'ultimo! Ce l'abbiamo fatta! E sono tutti bellissimi! Batti il 5! Adoro le storie a lieto fine! Mi raccomando, comportatevi bene durante il compito. Adesso potete cominciare. Ok, le so tutte. Non ne so nessuna. Chissà, forse posso fingere un attacco di cuore. Chris? Fa silenzio. Scusi, prof. Ehi, Madison. Che c'è? Ti regalo questa merendina se mi aiuti. Mi piacciono le merendine, ok?
Tieni. Oh, meno male, devo fare prestissimo. Oh no, il foglio! Cercavi questo? Sì, cercavo proprio quello. Ehi, ridammi le risposte se vuoi la merendina. Ma te le ho già passate, sei una noia. Al volo? Ma davvero? Dritto nel cestino. È stata lei, è stato lui! Non è vero, sei stato tu! Povera me, che alunni. Vorrei leggere in santa pace. Riproviamoci. Ehi, ehi! Che vuoi adesso? Vedi questa merendina? Che ne dici di questa? Va bene, affare fatto. Ma come facciamo? Ah, ho trovato! Ci sono! Apri il quaderno e metti una striscia di scotch sul bordo di una pagina così. E così via via per tutta la pagina. Poi prendi una spugnetta, tagliala in quadratini e incollane uno su un evidenziatore. Adesso hai una comodissima gomma per cancellare. Nessuno se ne accorgerà. Ehi, vuoi le risposte? Guarda qui. Che stai facendo? Aspetta e vedrai. Tieni. Grazie, non ce l'avrei mai fatta senza di te. Che state combinando, voi due? Nulla, prof. Vede? Avrò visto male io. Per un pelo. Ehi, dammi le merendine. È un piacere fare affari con te. Bella partita, ragazzi. Ho giocato proprio bene. Dovrei avere un quaderno, tipo. Ah, eccolo. E mi serve quella cosa per scriverci sopra, la penna, giusto? No, qui non c'è. E adesso con cosa scrivo? Ehi, secchiona, ehi. Dici a me? Sì, sì, mi presti una penna? Ok, dovrei averne una. Ecco qui. Grazie. Oh no, è rotta! Ehi, secchiona, questa penna è rotta, ne hai un'altra? Fa attenzione! Wow, due di fila! Ma non ci si crede! Prendila! Tieni, prova questa! Speriamo abbia le ricevute di queste penne. Ehi, secchiona! Senti, questa è l'ultima! Va bene! Un attimo. Questo succo di frutta forse può servirmi. Specialmente la cannuccia. Sì, funzionerà. Smontate una penna e applicate un po' di colla qui in fondo così. Poi prendete una cannuccia e infilateci dentro la penna. Fino in fondo dove c'è la colla. Penne che sembrano cannucce. Nessuno me le ruberà. Wow, impressionante. Posso averne una? Queste no, sono cannucce. Va bene. Ehi, bello, hai una penna? Sono mitica! Adesso mi lascerai in pace. Oggi disegneremo un unicorno Poppit. Oh, chi finisce prima vince. Ho vinto io! Ah, ti ho battuto! Allora, sei pronta? Sono nata pronta. Non dovrebbe essere difficile. Devo vincere io. Forza, più veloce. Vincerò. Preparati a perdere. Ah, come no. Quasi finito. L'arte richiede... lasciamo perdere. Devo sbrigarmi. Le mie matite si sono tutte consumate. Queste sono andate, anche queste. Come se la starà cavando. Ultima sezione. Dai, su, ancora uno sforzo e avrò vinto. Mi servono altre matite, subito! E lui come sta andando? Chi va piano va sano e va lontano. Non posso farmi battere. Ma non ho più matite. Guarda, non le sono rimaste matite. So già che me ne pentirò, sì. Fa un po' vedere, deve esserci qualcosa che posso fare. Forse ho un'idea. Questa cannuccia può aiutare.
Prendiamo una cannuccia e infiliamoci la punta della matita, anche all'altra estremità. Così avremo una matita per scrivere e una per disegnare. Non posso vincere così facilmente. Tieni, sono per te. Matite! Finalmente posso finire il disegno! Grazie! Non c'è di che. Aspetta, si parte tra 3, 2, 1, via! Ehi, vuoi un massaggio alla schiena? Oh, Olivia, come sei carina! Bellissimo, sono stata attesissima ultimamente! Oh sì, rilassati! Sei una bravissima... Ah! Non è divertente! Sì, dai un po'! Oh, wow, questo video è bellissimo! Hai visto? Fai vedere a questa arancia chi comanda! Potrei farlo anche io! Cosa sta facendo? Anche io posso rilassarmi! Bene, ecco la prossima challenge! Via! Sarà divertente! No, non ne sono sicura! Sarà facile! Dobbiamo solo disegnare sulle nostre mani! Inizio con gli occhi! Fa il solletico! Ok, ora disegno le braccia! Ecco qua! È l'ora della festa! Yuhu! Olivia? Facciamolo! Ehi! Eh? Cos'è? Secondo me ti stai gasando troppo! Oh, hai ragione, scusa, tocca a te! Forse posso usare questo! Mi metto questo pezzo di tessuto sul dito! Poi ci metto dentro un pezzetto di caramella! Sembra un buon posto! E ora disegno la faccia! Guarda quelle ciglia! Che invidia! Sembra che qualcuno stia per sentire dei piedini! Congratulazioni, ragazzi! Ecco il tuo cappello, ti sta bene! Sono adorabili! Aspetta! Ehi, bellezza! Che cosa? No! Ah! Ah! Ehi, cos'è tutto questo rumore? Non ci credo che sta succedendo! Aspetta, me lo sono immaginato! Phew, che sollievo! Per un attimo mi sono preoccupata! Ti senti bene? Vince Lexi, è stata una decisione facile! Woohoo, ce l'abbiamo fatta! Le mie dita non sono felici! Cos'è? Non ti interessa? È tutto ok, calmi! Sì! Che sta facendo? Oh, bello! Falla smettere! Ups, mi stavate aspettando! Stavo giocando con questo! Ehi, adoro il pluriball! Ce n'è altro? Oh, che bello! E questo dovrebbe essere divertente, potrei passarci tutta la giornata! Eh? Ehi, smetti di guastarci la festa! Mi stavo divertendo! Ok, ecco la prossima challenge, una borsa alla moda! Ok, wow! Ho un'idea geniale! Mi servono le mie caramelle! Verrà benissimo! Piego il pluriball! Poi ci metto sopra le caramelle! Alterno i colori! Le metto su un lato! Poi mi serve un elastico! Lo userò per legare insieme due caramelle! Voglio che siano al sicuro! Continuerò a farlo finché non avrò una lunga catena di caramelle! Questa sarà la maniglia! Lo collego al pluriball! Ed è pronto! Com'è divertente! E se hai fame puoi fare uno spuntino! Che stai facendo, Lexi? Ho trovato questa borsa noiosa! Questo potrebbe essere utile, aspetta! Che succede? Cerco ispirazione! Ah, proprio quello che stavo cercando! È ora di mettersi al lavoro, srotolo il foglio di alluminio! Mi servirà una penna rossa! Inizio disegnando un cerchio sull'alluminio! Poi lo coloro all'interno, ci disegno intorno con colori diversi! Voglio creare un cerchio grande e colorato! Deve riempire il foglio di alluminio! Ho quasi finito! Ok, e ora prossimo step! Spruzzo dell'alcol sull'alluminio! Così si mescola l'inchiostro! Deve essere molto umido! Poi metto lo stampo a stelle sulla borsa e poi la appoggio sull'alluminio! Pigio per bene e poi rimuovo! Ecco, l'inchiostro si è trasferito sulla borsa e ora tolgo le stelle! Bella, eh?
luminosa, colorata ed elegante. La userei? Sai, forse dopo vado a fare shopping. Bella! Almeno ho le caramelle. Posso usarle per corrompere mercoledì. Mi stai lanciando caramelle? E va bene. Ma è il nostro segreto, ok? Ho le labbra cucite. Quindi chi vince? Olivia. Sì, lo sapevo! La mia decisione è definitiva. E va bene, me ne vado! Vai! Quanto siamo brave! Cosa guardi? Da quando ti piacciono gli arcobaleni? Ho capito. No, non lo facciamo! Ok, e va bene. Ehi! Ehi! Siete pronte? Dovete fare un arcobaleno, meglio se pieno di gioia e felicità. Amo gli arcobaleni! Mi serviranno queste penne! Ho un trucchetto geniale! Allineo le penne proprio così. Poi uso la pistola per colla a caldo per unirle. Quando si asciuga iniziamo a disegnare. Un modo molto facile per disegnare un arcobaleno, ma c'è altro. Prendo una foderina di plastica e ci metto dentro un pezzo di carta. Poi metto l'arcobaleno nella foderina. Se rimuovo il pezzo di carta bianco appare un arcobaleno. Magia! Come faccio a batterla? Lo so! Mi servono questi pastelli. E questa padella. Metterò il barattolo di vetro nella padella. E alzo il fuoco. Aspetto che i pastelli si sciolgano. I colori si stanno mescolando. Wow, guarda qua! E ora mi serve un pop-it. Metto la cera nel pop-it e poi aspetto che si asciughi. Ne rompo una parte. Viene un bellissimo arcobaleno. Wow, molto artistico! Sono sbalordita, voglio provare! Mi piacciono gli arcobaleni di caramelle. Wow, non così veloce! Oh, sembrava buonissimo! Cosa ne pensi? È carino, eh? Ecco quello che ho fatto io. Ora lo vedi, ora non lo vedi. Potrei fissarlo tutto il giorno. Cosa sta succedendo? Wow, arcobaleni! Sono bellissimi! Quanti arcobaleni! Ma che... Cosa? Che strano! Vince Lexi! Sì, sono la migliore! Oggi è il compleanno di Wendy, eccola che arriva! Ciao Mindy, perché quel cappello? Buon compleanno! Questo è per... Oh, dobbiamo entrare in classe! Hai visto quel film ieri sera? Aspetta! E poi sono entrati nella casa infestata perché fare una cosa simile! L'ho messo nello zaino di Wendy! Era così spaventoso, ho fatto degli incubi! Sistematevi ragazzi, abbiamo un sacco di cose da fare! È il momento. Psst. Wendy, che c'è? Apri lo zaino. Ah? Zaino? Guarda nello zaino. Veloce, dentro c'è qualcosa. Ah? Davvero? Ok, lo faccio io. Dammelo, dai un'occhiata qui. Mi hai preso un regalo. Non avresti dovuto, grazie mille. So che sono i tuoi preferiti. Li adoro. Ma quelli sono biscotti? Lo sapete che non si mangia e non si beve in classe? Dateli a me! Ma sono un regalo! Possiamo condividerli? È il peggior compleanno di sempre! Non te la prendere, va tutto bene! Squisito! Dovrei comprarne un pacchetto! Se li mangia davanti a noi, forse c'è qualcosa che posso fare? Conservo una scorta d'emergenza di biscotti! Cosa? Che stai facendo? Shh! Sta calma, osserva! Mi serve qualcos'altro! Questa fascia per capelli è perfetta! Cosa? Non capisco! Siediti, ti metto il biscotto sotto la gonna! Poi ci avvolgo la fascia per capelli! Questo lo terrà fermo! Farò questo su tutta la gonna, sembra un dettaglio alla moda, vero? E ho finito! Che ne pensi? Wow, è incredibile! La prof non sospetterà nulla! Silenzio, ragazze! Credo che sia il momento di uno spuntino. Sfilo la fascia e mi prendo il biscotto. Cos'era quello? Vi osservo entrambe. Sapevo che avrebbe funzionato. Ehi, anche tu meriti un dolcetto. Grazie, amica.
Non posso credere che mi facciano sedere sul pavimento. È impossibile studiare così. Piovono soldi, che succede? E poi mi hanno regalato un diamante. Uno, ti rendi conto? La lezione comincia? Oh, giusto in tempo. Ah, devo andare. Ne parliamo dopo, ok? Dove vai? Fermo lì. Qual è il problema? Fatti vedere. Non ho tempo per questo. Proprio come pensavo, non indossi una camicia. Lo vedremo. Papino, manda elicottero. Adesso. Ma che... È la fine del mondo, salvatevi! Oh, una consegna speciale solo per me. Grazie, ragazzi. È quello che mi serviva. Mettiamocelo. Dovrebbe funzionare, lo sistemo per bene. Ah, stiloso come sempre. Si va in scena. Ora posso entrare in classe? Aspetta. Ah, molto meglio. Adesso soddisfi i requisiti. Scusa per l'inconveniente. Grazie. Che faccio? Forse posso nascondere la maglietta. Alto là, devo vedere il tuo abbigliamento. Non resta ferma. Mi piace questo gioco. Smettila. Ora basta. Ta-da! Bel tentativo. Voglio solo andare in classe. Aspetta, ho un'idea. Taglio un foglio di carta in questo modo. Poi me lo avvolgo intorno al collo e... ecco un bel colletto. Riproviamo. Wow, niente male. Mi piace quel colletto. Sì, entra pure. Grazie. Guarda qui, Alex. Bello, vero? Preferisco la seta italiana alla carta. Ma io faccio le mie regole. Non porto questa roba. Via. Sul serio? È meglio che prenda dei fogli per la lezione. Oh, giusto. Credo che dovrò usare questo. Alla moda è pratico, scommetto che la tua camicia non può farlo. Oh, è dura. C'è troppo da imparare. Non me ne parlare, non ci capisco niente. Non ha alcun senso, vero? Ho appunti ovunque. Devo organizzarmi meglio. Vediamo che posso fare. Ma che fai? Ecco che ci vuole. Ah? Che cos'è? Guarda qui. Metto il foglio e giro la manovella. Guarda qui come l'ha distrutto. Facile e veloce. Wow, è incredibile. Voglio avere anch'io un distruggi documenti. Aspetta, ce l'ho anch'io. E fai il suo lavoro altrettanto bene. È una bella sensazione. Finito. Però il banco è in disordine. C'è ancora una montagna di carta. Interessante. Ehi, qualcuno ha lasciato qui una bibita e ce n'è ancora un po'. Sto sognando, me la voglio gustare. Oh sì, ci voleva proprio. Ah, è così divertente. Caspita, ho un sacco di snack. Non posso mangiarli e tenere in mano il telefono, lo metto qui. No, andiamo. Serve aiuto? No, tranquilla. Sicuro? Non riesco a guardare. Aspetta, idea! Basta piegare la lattina. Prova questa. Wow, incredibile! È perfetta! Sei un genio, patatine? La festa è stata bellissima, ma hai ballato così tanto. Che cosa ha fatto Jake? No, è proprio matto. Meno male, non ho fatto tardi. Tutta questa roba è così scomoda da portare. Oh, c'è posto vicino ad Ashley. Cos'è stato? Ho inciampato. Meglio se fai qualcosa e subito. Chiedo scusa, non l'ho fatto apposta. Sto scherzando, dai, vedi? Ne ho un altro. Scusa, la sfigata qui è inciampata. Ma quindi significa che questo non lo vuoi? Lo butterai via. Mi sa che ho vinto un laptop. Ma forse ho un'idea, devo personalizzarlo. Comincio stendendo un bel colore bianco.
Non ne serve tanto, così è abbastanza. Distribuisco il colore usando questo. Con il rullo la base di colore sarà uniforme. Dipingerò lungo tutto il bordo del laptop. Non devo tralasciare alcun punto. Adesso aspetto si asciughi. Passo ad un pennello più sottile e dipingo quest'angolo col giallo. Sarà il sole! Aggiungo anche i raggi. Il giallo mi rende felice, un colore così allegro. E passiamo al rosa. Ora come ora non sembra avere senso, ma questi diventeranno dei cuoricini. Per il momento lascerò delle parti vuote, le colorerò dopo con un altro colore. Queste saranno note musicali. Questa qui sarà gialla. Non voglio rovinare questo bel rosa. Questa sezione la faccio arancione, così sarà tutto vivace e colorato. Disegnerò dei semicerchi sotto al sole così. Li farò di vari colori. Questo laptop sarà una gioia per gli occhi, lo invidieranno tutti. Non dipingo niente di particolare, lascio soltanto scorrere libera la mia immaginazione. Qui ho già in mente che cosa fare, disegnerò delle fiamme. Comincio con un contorno rosso e lo riempio poi con il giallo. In questo modo, vedi? Alcune parti le lascio bianche, per farle risaltare di più. Adesso coloro il resto del laptop, magari con un po' di viola? Ma sì, ci sta bene! Ora posso riempire gli spazi tra il sole con un bell'arancione acceso. E un po' di azzurro lungo i bordi. Metto qualche nuvoletta bianca qui, lascio asciugare il colore. E poi prendo una penna nera, disegno le parti singole. Aggiungo così un contorno. Separerò i cuoricini e disegno attorno alle note musicali. Ora qualche dettaglio in più. Con la penna ho finito. Mi serve un altro po' di pittura bianca, così sembrerà che rifletta la luce. Poi metterò della pittura nera per dare corpo. Wow, guarda qui! Devo solo aggiungere qualche ultimo tocco. E ci sono un po' di chiazze nere sulle fiamme. Ho finito. Ho davvero dato il meglio di me. Wow, la adoro! Meglio di qualsiasi adesivo. Questo è davvero il mio giorno fortunato. Dovrei far cadere il colore sulla roba di Ashley più spesso. Magari sul suo smartphone. Batti 5, amica! Queste matite sono così carine, siamo così fortunate. Lo so, è tutta questione di coordinazione, deve essere tutto abbinato. E non hai ancora visto questo? Cosa? Ehi, poco importa, dov'è la tua matita? La mia matita? Ah, eccola qui. No, non va bene. Non la posso far vedere. È da qualche parte qui, solo un secondo. Devo fare presto. Trovata! La perdo sempre. Che ne pensate? Stai scherzando? Pronti ragazzi, oggi c'è il compito! Cominciate pure, tanto vi boccio, via! Sì, adoro i compiti a sorpresa! Non andrà bene, non ci capisco niente! Mi piace questa domanda! Madison, ehi, qui! Ah? Che c'è? Puoi aiutarmi, per favore? Ok! Farò una nota al volo, c'è tutto il necessario e la spedirò per posta aerea. Sunny, ecco che arriva! Vai! Oh no, scordatevelo, ora ci penso io! Il mio aereo di carta! Non provarci di nuovo, dico sul serio! Certo, scusi! Ottimo, ora come faccio? Magari avrò fortuna? Sì, come no! Mi spiace, ci ho provato! Deve esserci qualcosa che possiamo fare. La lavagna! Sì, funzionerà. Avrò bisogno del mio quaderno. Sto per dargli un nuovo look. Lo dipingerò di nero, ma questa non è una vernice ordinaria, è pittura lavagna. La userò per coprire il mio quaderno. Stendo per bene. Quasi fatto. Ecco qui. Ora la lascio asciugare, non dovrebbe volerci molto. Prendo un gessetto e posso scrivere la risposta sulla vernice, così. Si cancella in un attimo. Perfetto! È ora di aiutare Sunny. Rimarrà di sasso. E io mi posso esercitare. Perfetto! Ehi, Sunny! Guarda qui! Oh, wow! Ho quasi trovato la risposta. Lo sapevo! Wow, grazie, Madison! Ci sei? Bene. Tienila ferma. Oh, che succede? Niente imbrogli! Ups, devo cancellare! Non sto barando, guardi, è solo un quaderno. Ah, ok, scusa. Devo essermelo immaginato. Continuate.
Grazie, Madison, sei la migliore. Non c'è di che. Non vedo l'ora che questa lezione finisca. Lo so, è terribile. Andiamo. È stata dura. Ciao, Sunny. Ciao, ci vediamo dopo. Andiamocene. Sunny? Oh no, stai bene? Siediti lì. Che è successo? Non lo so. Non mi sorprende. Aspetta. Sei scivolata sulla penna. Non permetterò che accada di nuovo. Comincio tagliando un pezzo di cartoncino così. Poi con un pennarello nero ricalco i bordi e aggiungo i dettagli. Sono due gattini. Sarà fantastico. Ok, basterà. Ora lo giro. C'è ancora una cosa da fare. Attacco due calamite alle estremità e ne inserisco una nel quaderno. Poi metto la penna nel mezzo, chiudo il quaderno e collego le calamite. Quella penna non andrà più da nessuna parte. Che ne pensi, Sunny? Wow, grazie, Madison. Mi ci voleva proprio. Andiamo. Adoro questo rossetto. Shh, devo concentrarmi. Ecco, perfetto. Un altro taglio, ce l'ho fatta. Ora mi serve della colla, solo un po'. Oh sì. Ah, forse è troppa. Ho esagerato, è così appiccicosa. Che schifo. È una sensazione stranissima, colla cattiva. Stai bene? Che è successo? Non voglio parlarne. Accidenti, che casino. È la quarta volta oggi. Devo aiutarla e ho il rimedio proprio qui. Questa boccetta roll-on è perfetta. Passami la colla. Vuoi questa? Ti avverto, è fuori controllo. Tranquilla, svuoto la mia boccetta e ci verso la colla dentro. Pianino, non voglio rovesciare niente. Altrimenti faccio la fine di Madison. Ci chiameranno le sorelle appiccicose. Ok, è tutto. Rimetto il tappo e voilà. Tieni, è per te. Cos'è? Vuoi che lo usi? Sei sicura? Augurami buona fortuna. Wow, guarda! È la quantità perfetta di colla. Penso che sia pronto. Kevin l'adorerà. Sono proprio stanca. Un bagno mi rimetterà in sesto. Prima spazzoliamo i capelli, così non si annoderanno. Perfetto. E adesso il bagno. Ma cosa? Oh no! Dov'è finita l'acqua? Il tappo si è rotto. Da dove viene questo buco? Come faccio a fare il bagno adesso? Tutto rovinato. Guarda, ho gonfiato un palloncino. Ehi, prendilo. Oh, grazie. Molto carino. Aspetta. Hai appena risolto il mio problema. Grazie. Oh, se l'è portato. Meno male che ne ho altri. Bene, è ora di mettersi al lavoro. Tagliamo la parte posteriore di questa siringa. Dopodiché, passiamo al palloncino. Arrotoliamolo in questo modo. Perfetto. Ora mi serve il pezzo che ho tagliato, dritto nel palloncino. Aggiungiamo un po' di colla a caldo. Molta colla. Non facciamo i tirchi. Una volta asciutta, togliamo la parte di plastica. Estraiamola con cautela. E facciamo un nodo. E vai! Il mio nuovo tappo è pronto. Eccellente. Fa rimanere l'acqua nella vasca. Ah, questo è ciò che mi serviva. Super rilassante. Questo slime è così divertente. Ok, devo ritoccare il fondotinta. Perfetto. E per finire, una spazzolata veloce. Wow, sto benissimo. Ehi, Jaskier! Come sei carino. Vieni qui. Un po' di coccole? Oh, sei così morbido e dolce.
Che sta facendo? Ehi, perché lo hai preso? Oh, ok, sei finalmente pronta. Sei sicura di voler uscire così? Oh no, non guardare. Che pasticcio. Aspetta un attimo. Lo slime tira via lo sporco. Ho appena risolto il problema. Lo tampono sulla parte sporca, così prenderà tutti i peli e il trucco. Molto meglio. E chi pensava che uno slime fosse così utile? Ehi, sembra anche meglio di prima. Forza, andiamo. Qualcuno sta guardando? No? Ok. Eccellente, ho fatto la foto al telefono. Via, vecchia custodia. Ho stampato la foto che ho fatto, l'ho ritagliata e incollata bene. Bisogna coprire tutto il retro della foto, in questo modo. La applico prima che si asciughi. Va allineata perfettamente. Grande, ha funzionato. Ora c'è lo schermo su entrambi i lati. Ciao. Wow, guarda che telefono. Lo so, è fantastico, vero? Quanto è figo. Che invidia. Cos'hai lì, Matthew? Conosci le regole? Dallo a me. E questa cos'è? Ah, è solo una foto incollata. Voi ragazzi di oggi siete così strani. Sì, sa com'è. Eh? Tutto quel lavoro per nulla. Ma non era l'ora di arte? Ah, non ho studiato. Non lo passerò mai. Aspetta, il prof è distratto. È la mia occasione. Devo solo stare attento. Come farei senza di te? Proprio quello che ci voleva. E così arrivate alla soluzione. A questo punto... Che succede laggiù? Un telefono? Ah, sono invincibile. Sicuro? È lì da tanto? Da quando serviva, da qua. Sono deluso, Alex. Ora finisci. È incredibile. Va bene. Mi avrà tolto il telefono, ma almeno non mi ha tolto queste. Queste patatine hanno tutte le risposte che mi servono. E il bello è che poi posso anche fare merenda. Ma fa sul serio? Mi sento osservato. Forse mi sbaglio? Oh, solo per me non dovevi. Ancora. Visto che insisti, ecco qui. Che soddisfazione. E adesso fuori di qui. Che crudeltà. Oh, che fai? Ora piangi? Non è giusto. Che è successo, figliuolo? Guarda, papà, ho fatto del mio meglio, ma... Oh, non prendertela. Anzi, credo di avere una soluzione. Togliamo il manico da questa lente di ingrandimento. Poi prendo un tubo di cartoncino e lo metto sopra la lente. Poi fisso con la colla girando tutto intorno con la pistola. Ora prendo del nastro rosso e lo metto intorno alla lente. Così è più bello. Ah, tieni Alex. Con questa non avrai più problemi. Che cos'è? Guardaci dentro, torno subito. Ancora un attimo. Guarda qui. Ma che... Oh, le risposte. È fantastico. Ok, oggi compito. Ed è particolarmente difficile. Ho buone sensazioni. Se dicono tutti così, potete cominciare, ragazzi. Tanto non lo passerai. Grazie della fiducia. Dai, papà, dove sei? No, quello è un albero. Ho il travestimento perfetto. Alex, qui! Sapevo che non mi avresti deluso, papà. Grazie. Ah? Hai detto qualcosa? Che sta facendo? Oh, non mi convince, meglio controllare. Finora tutto ok. Che succede qui? Niente, di che parla? Guardi pure se vuole. Sicuro, quell'operaio ha un'aria sospetta. Ah, fai il vago. Oh, forse no, forse ho giudicato male. Vabbè. Più per poco. Accomodatevi. Buongiorno, voleva vedermi? Sedetevi, prego.
Abbiamo un problema con Sofia. Guardi il suo quaderno, è inammissibile. Oh no. Che ci posso fare se mi annoio? Datti una regolata. Oh, scusate. Pronto? Sofia, mi hai delusa. Torno subito. Oh, se n'è andato. Che ne dici, giochiamo? Cosa? Prendi una matita, giochiamo. Davvero? Eccola. Tieni. No, aspetta, così non va. Fammi pensare. Ci deve essere qualcosa da usare qui. Metto una striscia di nastro adesivo sul quaderno e un'altra ancora qui a fianco. Poi altre due strisce orizzontali. Adesso mi servono un po' di graffette. E queste clip. Ok, cominciamo. Dai, tocca a te. Oh, che spasso! Metto qui la mia clip. Bel tentativo. Bella mossa. La partita si fa attesa. Non vincerai. Ecco sì! Ho vinto! Sta tornando, fa finta di nulla. Che succede qui? È stata lei? Oh, mi serve una vacanza. Dai, su, quanto tempo ci vuole? Quanto sei bello, signor unicorno. È fatta. La casa è nostra. Sì. Cominciamo a impacchettare. Ecco a te, tesoro. Io mi sbarazzo di questa pianta. Ok, comincio da qui. Wow, c'è un sacco di roba. Metti i giocattoli nello scatolone, tesoro. Entra, è ora del pisolino. Non mi dimentico di te. Mettiamo lo scotch e uno scatolone è pronto. Ho finito, mamma. Mi dai lo scotch? Ecco a te, tesoro. Dove si stacca? Com'è appiccicoso. Sofia, tutto bene? Oh no! Aiuto, mamma, sono in trappola! Non ti muovere, amore. Ci penso io qui. Potrebbe fare un pochino male. Grazie, mamma. Ok. Torniamo ad impacchettare. Un momento. So io cosa fare. Con questo trucco sarà più facile usare lo scotch. Metti una fascetta attorno allo scotch in questo modo. Poi taglia la parte in eccesso. Così dovrebbe andare, sì. Tieni, mamma. Metto lo scotch sullo scatolone. Poi uso la fascetta per tagliarlo. Prova anche tu, piccola. Wow, che responsabilità! Ce l'ho fatta, mamma! Bellissimo! Sei di grande aiuto. Ma cos'è questo rumore? Oh, c'è stato un problemino. mi aiutate? Questo è il travestimento perfetto. Bersaglio individuato. Non è giusto! Io sono così brava! Ehi, quella pianta mi sta parlando! Vieni qui! Io? Avvicinati! Ok. Siediti! Oh, questa pianta ce l'ha con me! Qual è il problema? Il test è andato male. Forse posso aiutarti. Guarda. Wow, il massimo. Non è gratis. È chiaro, wow. Grazie, chiunque tu sia, ma come hai fatto? Non dovrei dirtelo, ma... Per prendere un voto più alto, ti basta una matita jumbo. Usa un bisturi per tagliare la gomma a forma di triangolo così. Crea una... Intingi la gomma nella pittura rossa e premila sul tuo compito. Ecco fatto, facilissimo. Wow, mi ricorderò di questo trucco, grazie. Oh, ci sono le mie amiche. Guardate, potete prendere il massimo anche voi. Ah, levati di mezzo. I miei affari andranno a gonfie vele, prego. Ecco a te. Ne valeva la pena, grazie. Sgancia i soldi.
Ehi! Wow! Non è gratis. Grazie. L'ispirazione ha colpito. Disegnerò qualcosa di speciale. Devo temperare la matita, ops. Stavolta usiamo un po' di verde. Dovrò temperare anche questa. Questo potrebbe essere il mio capolavoro. Aspetta, beh... Ciao, matita. È stato bello conoscerti. Ma è anche ora di unirsi alle altre tue amiche. Grazie per il tuo ottimo servizio. Le altre matite saranno fiere di te. Ma il tuo sacrificio non è stato vano. Bello, vero? Oh, sto proprio bene così. Ok, sì, basta così. Qui abbiamo finito. A chi tocca? Tocca a me. Togliamoci il pensiero. Wow, adoro il tuo stile. Si può fare, sì. Mi piace il look monocromatico. Magari un sorriso? Magari invece no. Ok, sei più una musona, capisco. Ehi, ma cosa... Una mano? Sì, lui è con me. Strano forte. Levati di dosso! No! La mia macchina fotografica! Upsi! Non posso più usarla, è distrutta! E adesso come faccio a scattare foto? Forse... Ecco cosa posso usare. Sì, può funzionare, vale la pena tentare. Stai lì, ok? Faccio un rapido schizzo del tuo viso. Poi ricalco le linee più pesanti. Ci metto un po' di tempo. Applico pressioni diverse sulla matita. Così renderò al meglio tutte le sfumature. E il ritratto verrà fuori molto più realistico. Wow, quelle ciglia sono fantastiche. Magari potessi disegnarmi così il mascara. Ora l'altro occhio. Voglio catturare la tua essenza. Gli occhi raccontano la tua storia, sai? Sfumo il disegno per ottenere più ombre e posso usare un utensile speciale per farlo, così non devo sporcarmi le dita. Uso una matita bianca per dare contrasto, così darò l'impressione di luci ed ombre. Sta venendo bene, vero? Ancora un po' di ombre intorno agli occhi per accentuare le linee naturali del viso. Questi zigomi risaltano proprio. Aggiungo qualche dettaglio attorno agli occhi. La perfezione richiede tempo. Sta davvero prendendo vita. E adesso lavoro sulle labbra. Usando matite chiare e scure avremo profondità. Il disegno così risalterà. E le linee prendono vita. Adesso passiamo ai capelli. Usando linee leggere e altre più marcate darò l'impressione dei capelli. Lascio uno spazio in mezzo per rendere il riflesso della luce. Ora posso passare alle trecce. Continuo a disegnarle così. Le disegno belle piene. E adesso anche dall'altro lato, stesso procedimento di prima. Il segreto è tutto nei vari strati e nelle linee. Voglio mantenere il riflesso della luce nello stesso punto. Ora posso disegnare il corpo, ci vado molto piano. Con questo strumento creo le sfumature. Meno male che sei vestita tutta di nero. Il mio lavoro così è molto più facile. Una volta fatto lo schizzo iniziale, ripasso tutto con la matita nera. Faccio più pressione. Mi sa che ho finito. Meglio di qualsiasi foto. Ho proprio catturato il tuo sguardo inquietante. Guarda tu stessa, che ne pensi? Spero ti piaccia. Quella sarei io, così carina. Hai un gran talento. Per un attimo ho temuto che mi avresti di nuovo mandato quella mano addosso. Ecco a te. E adesso via di qui, dai. Che noia mortale. Potrei dormire proprio qui, non riesco a tenere gli occhi aperti. Faccio un pisolino. Sunny sta dormendo, questa è la mia occasione. È ora di farle uno scherzo. Yoink! Il crimine perfetto. È meglio che mi metta al lavoro. Tolgo la punta a uno stuzzicadenti, ho bisogno di una striscia sottile di nastro che avvolgo intorno e dipingo. Lascerò una piccola sezione scoperta per adesso. Poi la coloro di rosa. Lascio asciugare. Ci applico del nastro argentato. Voglio che sembri realistico. Ok, sono soddisfatta. Ora rimuovo il nastro dalla parte appuntita. Metto della vernice nera in una ciotola e ci immergo la punta. Wow, mettiamole insieme. Sono incredibili. Sunny impazzirà. Gliele rimetto sul banco. Ehi, svegliati. Ah, dove sono? Che è successo? Guarda le tue matite. Cosa? Come?
Non ci credo, si sono rimpicciolite. O siamo diventate giganti noi? È strano. Ci sei cascate in pieno. Che intendi? Ho le tue matite qui. Ok, niente male. Tieni. Allora piego lungo questa linea. Sembra semplice. Aspetta, ricomincio da capo, non importa, penso di aver capito. Hai delle forbici? Delle che? Delle forbici? Ah, ho capito. Sono qui da qualche parte. Fammi vedere. Non possono essere andate lontano, le ho viste, sono certa. Un momento. La lezione sta finendo. Dammi un secondo, c'è un sistema nel mio caos. Hai controllato sotto i fogli? Quelli blu o arancioni? Non riesco a guardare. Aspetta, so cosa fare. Madison, guarda qui. Cosa? Ti piacerà. Comincio piegando la carta a metà. Riapro e piego verticalmente. Faccio una piega lungo il bordo e adesso posso girare la carta. Piego ancora e piego gli angoli verso l'interno. È come fare un aeroplanino di carta. Piego i lati così e poi così. Ora posso girare e rifare questo passaggio. Ripiego il triangolo. Quasi finito. Apro tutto e... è una scatola! Può contenere tutti i tuoi fogli e carte. Wow, sei un genio, è pazzesca! E c'è di più. Metti tutto qui dentro, così avrai il banco in ordine. Wow, cosa farei senza di te? Guarda che meraviglia! Non è mai stato così ordinato! Ecco le forbici! Sapevo che erano lì sotto. Tieni! Grazie! Devo finire il lavoretto, c'è solo una cosa da fare. Ah, mi sento bene. Tieni, grazie. Madison, davvero! Tutta fatica sprecata. Che noia mortale. Possiamo andare? Il numero 1 è molto interessante. Ho un curioso aneddoto al riguardo. Non vedo l'ora. Sto per fare un pisolino. Ehi, Madison, svegliati! Non puoi dormire in classe. Dorme come un ghiro. Lo so, questo la sveglierà di sicuro. E io posso esercitarmi nel tiro. Madison, cosa? Ti sei addormentata? Puoi biasimarmi? Sono seria. Va bene, resterò sveglia. Ma non ne sono felice. Forse questo mi terrà su. Aspetta, ho un'idea. Prendo un pennarello e faccio delle tacche sul bordo a intervalli regolari. Ora prendo le forbici e taglio tutto. Ho bisogno di rimuovere 4 sezioni. Piego le estremità e faccio un buco al centro. Ci spingo dentro una cannuccia e ripiego indietro le estremità. Fisso tutto con lo scotch e metto il tutto in un secondo bicchiere. Faccio passare la cannuccia qui e... Sunny, guarda! Cosa sono? Ti faccio vedere. Lo posiziono e poi tiro la cannuccia. È una pinza! Ne ho una anche per te! Wow, grazie! Questa lezione è diventata interessante! Presa! Oh, che state facendo lì? Non sono arrivato alla parte migliore? È certo, continui! Questo test è difficile. Ciao, Sunny! Ciao, come va? Stavo tirando a canestro. Devo concentrarmi. Chi se ne importa? Sei proprio una secchiona. Sunny, ti dispiace? È incredibile. Buttala per bene. Cosa? Sto lavorando. Certe persone sono così maleducate. Va bene, lo faccio io. Aspetta, ho un'idea. Sì, funzionerà. Taglio la bottiglia a metà e ci verso dei brillantini. Wow, guarda come luccicano. Metto da parte e prendo un cartoncino. Ci ricavo dei cerchi e dei rettangoli. Poi li incollo insieme. Adesso assemblo il tutto. Wow! Guarda com'è venuto bene! Perfetto per le mie matite. Via, andate dentro! Wow, l'adoro! Che ne pensi? È ok, ma il test? Cosa? Me ne sono dimenticata! Oh no, la lezione è finita! Prenderò un brutto voto!
La scuola non è mai facile, c'è sempre così tanto da studiare. Ma vogliamo renderti la vita più semplice. Ecco perché abbiamo pensato a queste creazioni per aiutarti. Qual è il tuo miglior trucco per la scuola? Diccelo nei commenti. Condividi il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video utili come questo qui.